Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto, in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Piano regionale di sviluppo, via libera maggioranza dall'aula di Palazzo del Pegaso. Approvato il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. Ha caratterizzato un intenso dibattito per più giorni di sedute d'aula il Piano regionale di sviluppo 2021-2025, il documento più importante di programmazione dell'Assemblea legislativa toscana, è stato al centro del Consiglio regionale che lo ha approvato a maggioranza. Per il presidente Giani è soprattutto il Piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa. Sono molto contento di come il piano regionale di sviluppo ha vissuto il suo dibattito, il confronto anche con accettazioni di emendamenti da parte della maggioranza, di quelli che sono emendamenti dell'opposizione e di un esito che rimane un punto di riferimento per a metà legislatura il proseguio di questa legislatura regionale. Il piano regionale di sviluppo possiamo dire innanzitutto che è il piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa, perché viene codificato il concetto della Toscana diffusa intesa come somma delle aree interne da un punto di vista normativo e delle aree montane, ma contemporaneamente con tutte le gradazioni che queste hanno. E questa codificazione servirà per impostare progetti, acquisire finanziamenti a questi progetti, creare associazioni fra comuni che possano valorizzare aree come il Casentino, la Lunigiana, la Garfagnana, la Maremma, la Valdichiana. È un atto in cui si segna qual è il futuro, il profilo della Toscana. Noi in questo documento abbiamo costruito le condizioni perché un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione, il diritto allo studio. Abbiamo costruito le condizioni per tenere insieme i fondi strutturali europei per il sostegno alle nostre imprese, alla formazione, al cambiamento necessario, sia al cambiamento legato ai processi di digitalizzazione sia alla transizione ecologica. Abbiamo costruito le condizioni per nuove iniziative culturali sul nostro territorio. Questo è uno strumento che insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci dà la speranza che la Toscana possa crescere. Il capogruppo di Italia Viva sottolinea il voto convintamente favorevole al PRS e gli aspetti legati alle aree più svantaggiate della regione. Fare in modo che nelle aree rurali possano arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione, e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante, da ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture e miglioramenti rispetto alla proposta ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Anche il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli evidenzia l'importanza del sostegno alle aree interne alla costa previsto dal PRS. Una particolare attenzione da questo punto di vista non abbiamo voluto rivolgere alle aree interne e alla costa, perché questo piano regionale di sviluppo ci deve servire anche per superare quei gap che sono un po' storici per quanto riguarda la regione, vale a dire la possibilità di riallineare quelle che sono
le condizioni della Toscana metropolitana e la Toscana più dinamica con quella delle aree interne e della costa, che hanno delle importanti risorse che vanno aiutate ad essere valorizzate. Il documento ha ricevuto il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Francesco Torzelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, esprime la soddisfazione per i 18 emendamenti proposti dal proprio gruppo che sono stati approvati. Credo negli ultimi 3 giorni si siano confrontate in aula sul piano regionale di sviluppo 2 visioni di Toscana competitive e alternative. Questo mi fa piacere. Non c'è stata una discussione sterile, non è stata una discussione mai sopra le righe, mai alzando i toni, mai offensiva, mai sgradevole. Centrodestra e centrosinistra hanno mostrato 2 visioni differenti di Regione Toscana e si sono confrontate tra loro. Personalmente posso parlare dei miei. Io ho avuto, mi è stato approvato l'emendamento che introduce l'impatto generazionale, che per me è un tema importantissimo, ovvero che in maniera graduale, a partire da oggi, la Regione Toscana, ogni volta che emanerà una legge o prenderà un provvedimento, dovrà considerare che impatto può avere questo provvedimento, questa legge, sulle future generazioni, oltre ad aver inserito nel PRS, per quanto mi riguarda, il no assoluto alla produzione di cibo sintetico in Toscana. La capogruppo della Lega Elena Meini sottolinea il ritardo con cui il documento è arrivato in aula. Diversi giorni di discussione in aula per un piano regionale di sviluppo che arriva a metà mandato, un atto che doveva arrivare nei primi 6 mesi di legislatura. Il ritardo ci poteva far pensare che all'interno vi fossero tanti punti strategici per i toscani, purtroppo così non è. Siamo stati costretti alla presentazione di più di 100 emendamenti che spaziano principalmente dal tema della sanità, su cui leggiamo all'incirca una 50ina di righe, una pagina soltanto per quanto riguarda un tema che occupa l'80% del bilancio della Regione Toscana. Parliamo di ambiente, perché noi lo ripetiamo, siamo favorevoli ai termovalorizzatori, siamo favorevoli all'aiuto di tutti quei distretti produttivi e industriali che stanno in Toscana, che oggi hanno dei grossi problemi per il smaltimento dei rifiuti. Siamo favorevoli a un metodo e un approccio diverso per quanto riguarda le infrastrutture. È inaccettabile per noi che un presidente di regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure, seppure puntuali, che sono state fatte dalla Corte dei Conti, ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali. Noi viviamo un momento difficile, un momento in cui l'inflazione morde, in cui ci sono difficoltà per le famiglie, in cui ancora non sappiamo bene il destino di alcune realtà economiche partecipate dalla Regione Toscana. Ecco, in questo contesto sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare, quasi in una sorta di modo quasi di snobbare il Consiglio regionale, che legittimamente cerca anche di riportare un po' l'attività della Giunta nell'ambito di un puntuale riferimento non solo alla programmazione ma soprattutto a ciò che dovrà essere fatto appunto per risolvere alcune vicende critiche. Ecco, io credo che questo denoti un atteggiamento che in qualche modo non può essere accettato. Vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015 e che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020 sono stati spostati nel futuro, appunto, con degli indicatori che secondo noi sono estremamente generosi dal punto di vista della capacità che dovrebbe avere invece la Regione Toscana, e per il resto sono sempre gli stessi progetti triti e ritriti che fondamentalmente vengono riproposti con delle piccole varianti, che è quello che ci chiede l'Unione Europea, e con la speranza che il PNRR, il nuovo settennato europeo, riesca a dare soccorso. Ma soprattutto c'è un altro passaggio che dovrebbe lasciare tutti con l'amaro in bocca, che le colpe, le responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di questa maggioranza, che è la stessa dal 1970, viene data interamente nell'analisi iniziale alle contingenze della pandemia,
della guerra che si sta combattendo in Ucraina e di quelli che sono gli strascichi della crisi del 2008. Via libera a maggioranza per il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. La proposta di legge ha ricevuto 23 voti favorevoli dal Partito Democratico e Italia Viva e 11 contrari da Fratelli d'Italia, Lega, Gruppo Misto Toscana Domani e Movimento 5 Stelle. L'atto è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione Controllo, Andrea Pieroni. Il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia, diciamo, l'equilibrio della spesa, ecco, per intenderci, fra entrate ed uscite relative al 2022 c'è un avanzo appunto di oltre mezzo miliardo di euro. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, ma anche qua siamo in forte miglioramento perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta a 1 miliardo e 400 milioni di euro, solo 7 anni fa era più del doppio. C'è il tema della spesa sanitaria che ovviamente la vicenda pandemica ha cresciuto. Rispetto a questo il Fondo Sanitario Nazionale non è adeguato a garantire le prestazioni che oggi sono necessarie, tant'è che nel 2022 la Regione Toscana ha messo dal proprio bilancio 237 milioni di euro a fronte delle maggiori spese della sanità. Italia Viva ha votato a favore del rendiconto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della Regione Toscana che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare servizi senza aumentare addizionale IRPEF, senza aumentare bollo, e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale. Io parto dall'analisi di due atteggiamenti differenti. Uno è quello del Presidente e dell'Assessore Bezzini che chiedono con questa cantilena ormai che va avanti da un mese, è venuta anche un po' a noia, più soldi al Governo per la sanità. Dall'altra parte abbiamo un Ministro della Sanità che chiede più soldi al proprio Presidente del Consiglio, 3-4 miliardi di euro in più per il Fondo Sanitario Nazionale, ma dice per fare che cosa. In particolar modo dice Schillaci, anche oggi in un'intervista sul Sole 24 Ore, che per ridurre le liste d'attesa non servono solo più soldi, che tra l'altro ci sono, serve un'organizzazione e soprattutto incentivare i medici a lavorare di più nel servizio sanitario. Come? Pagandoli maggiormente e rendendo strutturale gli straordinari. Cioè Schillaci dice come vuole spendere i soldi. Dall'altra parte abbiamo l'assessore della Regione Toscana che chiedono più soldi senza dire come spenderli. Dopodiché ci dice la Corte dei Conti, è stato oggetto del dibattito di questa mattina, che 50 milioni di euro di soldi del Fondo Sanitario Regionale sono stati spesi in maniera illegittima, tant'è che la maggioranza corre ai ripari e si autoemenda i propri atti oggi per mettere su altre voci di bilancio quei soldi, anzi no, non su altre voci di bilancio, per mettere quei 50 milioni di euro sull'indebitamento e quindi accrescere l'indebitamento. Quindi abbiamo due modelli differenti. Noi diciamo, se le vostre richieste sono puntuali e specifiche, Fratelli d'Italia è anche disposta a sottoscriverle, perché il governo Meloni da questo punto di vista non si tira indietro. Tasto dolente anche per quanto riguarda il PNRR e più in generale la programmazione europea. Noi ancora oggi non abbiamo una visione completa di quella che è la programmazione, soprattutto non abbiamo una visione completa della complementarietà, per l'appunto, che dovrebbe avere
la risorsa, diciamo, le risorse del complesso della Regione Toscana, i fondi europei e il PNRR. I numeri ad oggi sull'attuazione del PNRR sono numeri piccoli per la Regione Toscana, e dall'altra parte questo quadro poco trasparente rispetto alle risorse destinate anche alla nuova programmazione non ci consente di avere un quadro anche appunto programmatorio completo. Questo dal mio punto di vista è un vulnus importante, perché senza la giusta trasparenza sull'impiego delle risorse, noi non possiamo avere poi un quadro anche di quello che è stato attuato e di ciò che invece dovrà essere, diciamo, realizzato nel prossimo futuro. Quindi questo è sicuramente un tasto assolutamente dolente, su cui purtroppo anche qui non vediamo una correzione di rotta. E questo, diciamo, è una situazione che ci spinge nuovamente a un voto negativo. Il rischio è che nel 2024 siamo nuovamente qui a rilevare le stesse medesime censure, perché da questo punto di vista, ecco, abbiamo una giunta che pare non voler adottare quei provvedimenti che invece in realtà noi riteniamo ineluttabili su questi settori. Va aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti portati avanti dalla Regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico, della contabilità da parte della Corte dei Conti, tant'è vero che la Regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti, con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto, e promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte, e in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate, dove la Corte ha correttamente richiamato il fatto che la partecipazione da parte dell'ente regione, come dire, sta all'interno di un provvedimento ormai legislativo, il testo unico, che dà dei vincoli ben precisi, che siamo in una situazione in cui moltissime di queste partecipate, cito fra tutte, visto che all'ordine del giorno anche di questo Consiglio regionale di ieri se ne è discusso, Firenze Fiera, dove abbiamo dei disavanzi importanti, abbiamo delle situazioni in cui si rincorre il tentativo di un ripianamento che spesso non si realizza, che non succede, e dove, altro elemento importante a mio avviso da considerare, dove la Regione, che spesso è socio di maggioranza o comunque socio particolarmente importante, talvolta addirittura in house, non riesce a verificare la situazione, perché spesso gli atti che arrivano fanno riferimento a contabilità precedenti, aggiornate al 2021, magari aggiornate, insomma, non certamente allo stato degli atti come dovrebbe essere. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Vi ricordo che l'appuntamento con Cronache e Commenti torna la prossima settimana.